Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Velocemente, si è già detto della ricchezza floristica della Sardegna, molti di voi sanno che fa parte di un hotspot delle isole del Mediterraneo occidentale e anche uno dei più importanti rifugi per quanto riguarda tanto la flora come la fauna. Attualmente si stimano oltre circa 3.000 taxa, 350 dei quali considerati endemici e 183 esclusivi. La Sardegna, abbiamo detto, è un hotspot, ma all'interno della Sardegna ci sono dei micro hotspot, delle aree particolarmente ricche che meritano chiaramente di essere tutelate e dove c'è un'altissima concentrazione di endemismi, in questo caso vegetali, e questa conservazione in situ necessita di strategie, strategie che partono appunto da un'analisi in base alla responsabilità regionale. Questo è il criterio su cui io vorrei porre la maggiore attenzione. In Italia non si considera quasi completamente la responsabilità regionale di quello che si fa. Grazie a dei finanziamenti concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna, in particolar modo dall'Assessorato Tutela Difesa Ambiente, è stato possibile invece arrivare a fare in primis una checklist, poi una priority list e in base alla responsabilità regionale agire conservando le piante esclusive dei nostri territori che nessun altro potrebbe mai avere intenzione o interesse a conservare. Quindi si è proceduto con una prioritizzazione, proprio perché le risorse economiche sono scarse, è necessario quindi cercare di valorizzarle al massimo e in base a questo si è operato con monitoraggi di diversa natura, a un primo livello molto generico, cercando di individuare molte volte popolazioni che neppure sono sconosciute. A un secondo livello, con delle valutazioni invece più di carattere quantitativo, stimando numeri di individui e facendo analisi sui trend delle popolazioni, quindi inserendo un altro concetto che in ambito botanico è abbastanza poco utilizzato, cioè quello degli studi demografici e popolazionali, che arrivando ad un terzo livello, con individual marking e poi una serie di altre tipologie di analisi consentono di approfondire, di conoscere realmente non semplicemente la distribuzione delle specie vegetali, ma anche quelle che sono le dinamiche delle popolazioni, cosa che in ambito faunistico è comune, ma che in ambito botanico assolutamente non lo è. Questa complessità crescente dei monitoraggi ci ha portato in Sardegna a passare inizialmente da fare monitoraggi di primo livello all'inizio degli anni 2000, scendere sempre di più con i monitoraggi di primo livello ed andare invece ad aumentare quelli di secondo e di terzo livello. In questo caso con studi di carattere popolazionale a partire appunto dalla prioritizzazione che è stata fatta. Qui sono degli esempi rapidissimamente su alcune delle specie più significative, in questo caso la Myropsi microcefala, endemica esclusiva del genere Argento, unico rappresentante nel Mediterraneo occidentale del genere la Myropsis, in cui grazie a questi monitoraggi è stato possibile scoprire nuove popolazioni, modellizzare le popolazioni e in base ai modelli cercare la pianta dove non era mai stata trovata. Studi popolazionali sul genere Ribes, con due endemismi, il Sardomo e il Sandalioticum, esclusivi anch'essi della Sardegna, e analizzando appunto dati che poi ci fanno riflettere perché molte di queste popolazioni sono costituite da tre individui, 3, 8, 4, 2, 5 individui, quindi si parla di specie che sono veramente in situazioni estremamente critiche sull'orlo dell'estinzione. Specie di direttiva, seppur non prioritarie o non endemiche, come l'Ilianthemum caput felis, che in Sardegna è l'unica popolazione presente nel Mediterraneo più centrale e in Italia in particolar modo. In questo caso, andando poi ad analizzare in contemporanea anche popolazioni spagnole e nordafricane per avere la possibilità di fare un assessment a livello globale per una specie come appunto l'Ilianthemum. Studi popolazionali su specie terofitiche come l'Ancusa littorea, che risultava estinta da 25 anni, invece si è ritrovata in una piccolissima area all'interno di una colonia penale costiera, in un sistema dunale della Sardegna occidentale, e che ha dei problemi di varia natura, essenzialmente di frequentazione antropica, di calpestio. O altri progetti sempre realizzati in collaborazione con l'amministrazione regionale che hanno portato poi anche dopo aver realizzato gli studi e attivato i monitoraggi
anche a effettuare reintroduzioni o rinforzi popolazionali in aree dove queste specie erano presenti ma si sono estinte per effetto, in questo caso, di rimboschimenti operati negli anni, tra gli anni 50 e gli anni 70, con specie esotiche, tra l'altro. Interventi che hanno prodotto degli effetti e che hanno avuto un grande successo, perché in questo caso la mortalità è pari a zero dopo 3 anni di monitoraggio degli interventi stessi. Il problema focale, al di là della responsabilità regionale, però si centra in questa immagine. Analisi dei costi. Il Ministero non dà una lira, ISPRA non ha soldi, le università non hanno soldi. Le uniche possibilità per condurre azioni di conservazione in situ ed ex situ e monitoraggi che comunque debbono essere pianificati su un tempo medio-lungo per avere una significatività, sono le regioni. Noi, grazie al forte contributo della regione sarda, abbiamo potuto in questo decennio riuscire a lavorare e a coprire i costi determinati essenzialmente dai viaggi, quindi le missioni, ma in particolar modo il personale, aumentando il livello di analisi di dettaglio dei monitoraggi. Dall'inizio degli anni 2000 ad oggi i giorni di campo del nostro centro sono aumentati sino ai 400 attuali e i chilometri percorsi sono oltre 25.000. Tutto questo si ripercuote su dei costi che sono andati man mano crescendo e che comunque annualmente, per poter garantire il monitoraggio solo delle prime specie più in pericolo di estinzione con responsabilità regionale, non sono inferiori a 200.000 euro l'anno. Chiaramente tutto questo non è sostenibile, non è facilmente realizzabile. Se non c'è un'azione sinergica e al tempo stesso non si passa dalla semplice realizzazione delle banche dati al lavoro diretto in campo di conservazione e non si investe sulla conservazione, noi in futuro non saremo in grado di sostenere tutto quello che ci viene chiesto in base semplicemente alla direttiva Habitat. Inutile pensare di fare rapporti esennali basati sempre su dati bibliografici, arrabattandosi o cercando di trovare qualcuno che all'ultimo minuto ti dà le informazioni. Bisogna pianificare e agire in maniera proattiva, non reattiva, cercando di avere una mentalità che vada un po' oltre il nostro naso. Tutto questo per le specie, ma poi c'è il discorso degli habitat, che qui non affronto, che meriterebbe una riflessione, perché chiaramente l'approccio non può essere semplicemente specie specifico, ma dovrebbe essere un po' più, non dico olistico, ma almeno ecosistemico. E quindi sarebbe importante cercare di fare in modo che si ragionasse anche tra botanici e zoologi, considerando il fatto che poi alla fine, sempre in ecosistemi terrestri e acquatici, entrambi ci muoviamo. Grazie mille. Grazie mille a Gianluigi Bacchetta per questa ulteriore, perché ne abbiamo parlato già ieri, della difficoltà poi di realizzare attività di monitoraggio specifiche, quelle che sarebbero imposte ma che tutti noi siamo in difficoltà poi a realizzare, comprese le regioni, perché questo è stato sottolineato ieri in più occasioni.